Allora, sindaco Villigiardi, siamo in quella che da oggi sarà via Otello Gaggi. E per quale motivo si è deciso di dedicare una strada a questo personaggio antifascista? Ma allora, intanto perché è un sangiovannese e credo sia giusto ricordare per la sua storia, per il ruolo che ha svolto nella nostra vallata e per il ruolo che ha svolto all'estero da esiliante e da poi vittima del gulag sovietico dove è morto. Facciamo questa intitolazione anche perché c'è stato un lungo lavoro da parte di Giorgio Sacchetti, che ha scritto un libro, ha fatto studi approfonditi sulla figura di Otello Gaggi, e credo sia merito molto suo della riscoperta di questo personaggio, che in qualche modo credo meriti un ricordo da parte della nostra città per quello che ha fatto e per come è morto. Quindi io ringrazio davvero tutti quelli che sono qui, Giorgio Sacchetti, e quelli che hanno contribuito oggi a far sì che questa figura venga ricordata con l'intitolazione di questa strada. Giorgio Sacchetti, autore di un libro su Otello Gaggi. Chi era Otello Gaggi? Otello Gaggi era un operaio della Ferriera, un anarchico antifascista che si è rifugiato in Russia perché perseguitato, e durante l'esilio, poi mentre si trovava proprio in Russia, poi Unione Sovietica, è incappato nelle purghe staliniane, quindi è stato perseguitato per le sue opinioni, di critica al sistema sociale dell'Unione Sovietica. Dopodiché nel 1934 è iniziato il suo peregrinare per i gulag, e lì è morto dopo 10 anni di inenarrabili sofferenze. Si moriva dicendo così: oh Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti.